posta in palio, c'era tanta voglia di riscatto, invece non siamo riusciti a riscattare queste sconfitte che abbiamo fatto ultimamente. E niente, poi abbiamo preso un gol su palla inattiva, che lì dobbiamo essere più attenti, più concentrati, però dopo ci ha pensato l'arbitro a spianargli la strada con l'ennesimo rigore e un'espulsione, a mio modo di vedere, ingiusta, come era ingiusta quella di domenica a Livorno. Anche lì espulsione e rigore. Dopo diventa difficile, nonostante tutto questa squadra ha cercato pure in 10, pur con tutti i problemi, ha cercato di reagire e ha fatto questo 2-1, poi abbiamo cercato nel finale, ma non c'è stato niente da fare. Però è chiaro che dobbiamo migliorare, siamo delusi perché non siamo riusciti a offrire al pubblico una grande prestazione e una vittoria, ma il campionato continua e ci tengo a precisare che a tutt'oggi siamo ancora salvi. Però per tutta la settimana tu non ci sei stato, abbiamo battuto cattiveria, convinzione, grinta, ma di tutta sta roba qua si è vista poco. Sicuramente dobbiamo migliorare sotto questo profilo. Mentre a Livorno abbiamo fatto una partita gagliarda tosta, oggi invece abbiamo incontrato molte difficoltà. Sono ragazzi giovani, sono ragazzi che quando vanno sotto, soprattutto in casa, sentono il peso di dover fare risultato, perché vorrebbero dare soddisfazione ai propri tifosi, invece questa ennesima battuta a vuoto chiaramente a livello morale pesa. Però c'è ancora tanto da giocare, abbiamo ancora tutte le nostre possibilità, e torno a ripetere, siamo salvi, quindi siamo in linea con quelli che sono i nostri obiettivi. Chiaramente ci dispiace, siamo scontenti soprattutto per il nostro pubblico. Mister, complimenti, c'è stata vittoria in trasferta da quando lei ha preso in mano il Varese, pareggio pure ad Ascoli, playoff che ci stanno da stasera, quindi un percorso abbastanza positivo. Sì, si guadagna la vittoria, lasciamo stare la classifica. Siamo contenti perché dopo la brutta prestazione che avevamo fatto in casa dovevamo subito tornare a fare prestazione e a fare risultati. Siamo riusciti su un campo difficile contro una squadra che aveva bisogno di punti, e questo si rende sicuramente merito. Per questo faccio complimenti ai ragazzi, anche se nel finale abbiamo cincischiato un po' troppo e questo ci ha fatto soffrire un po', cosa che non deve più accadere, però insomma una vittoria sicuramente voluta e ottenuta con una buona prestazione. E la domanda appunto che volevo farle è sul finale, con un uomo in meno il Crotone gli avete concesso troppo? Sì, abbiamo pensato che fosse già vinta e le partite non sono mai vinte, sono vinte solo quando fischia la fine, perché c'è sempre da giocare al massimo. È un campionato, questa Serie B, che se ti rilassi un secondo la pigli in quel posto e non deve essere così. Siccome dalle lezioni da imparare, oggi sicuramente veniamo a casa con 3 punti meritati, però nella parte finale dovremmo cincischiare un po' meno e essere squadra fino alla fine. Al di là di questo, la prestazione è stata sicuramente positiva. Urti che carrozza i migliori, secondo me, un po' meno lo è stato Neto Pereira. La squadra ha fatto una buona gara tutta quanta, oggi ci sono state delle belle risposte dei giocatori che mi aspettavo, e questo mi fa i complimenti per questa cosa qua ai giocatori. Mister, ti aspettavi di dare il risultato, ne ha parlato in settimana e ne accennavi all'inizio, una risposta anche proprio di prestazione e di personalità. Mi sembra che sin dall'inizio c'è stato un approccio di personalità, non faccio contro una squadra che forse anche grazie alla regina è riuscita a mettere in campo quella rabbia che non si aspettava. Noi se veniamo qua senza rabbia, senza il presupposto di lottare su ogni palla, oggi non avremmo vinto, non avremmo fatto risultati, questo lo sapevamo. Perché il Crotone era un periodo un po' che aveva preparato bene questa partita, aveva necessità di punti, e noi se non avevamo questo atteggiamento non avremmo fatto risultati. Il fatto sta che nel momento in cui nella finale ne abbiamo avuto meno di quell'atteggiamento là, abbiamo rischiato anche un uomo in meno, un uomo in più. Per cui questo la dice lunga sull'atteggiamento che abbiamo avuto noi, sull'atteggiamento che dobbiamo avere sempre. Questo dovevamo ritrovare il Varese e l'abbiamo ritrovato. Dopo una